Benvenuti al primo motovlog di Speranza. Questo è il minimo che può succedere se un sorpasso va male in Vietnam. Prima ancora di continuare dobbiamo capire dove andare, perché se non lo sappiamo, dove si va? Oh, maps. Hola, benvenuti nella sala di montaggio in Vietnam, in un motel sperduto. Prima di continuare il video, ci tengo a sottolineare che questo è stato il mio primissimo motovlog. Ho cercato di estrapolare il meglio di tutte le registrazioni. Vi prometto che dalle prossime volte le angolazioni saranno molto, 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 molto migliori, poiché questa volta pensavo di star registrando nell'angolazione giusta, però non è stato così. E infatti ho dovuto buttare un sacco di materiale. Vi chiedo di perdonarmi se in alcune clip non si vede bene tutto intorno, ma dalla prossima volta non accadrà più. Detto ciò, torniamo al video. In questo momento, spero si veda, mi trovo a sud del Vietnam. La strada da fare è un bel po'. Quindi la prossima città verso cui mi voglio dirigere è questa qui, qualcosa, che sono le prime 2 ore e mezza di tragitto. Una volta arrivato lì decido che fare. Vamonos! Senza nemmeno averlo fatto apposta. Allora, una cosa di questa moto fantastica è il fatto che non sai a quanti giri stai andando e non sai la velocità a cui stai andando. L'unica cosa che funziona è il contachilometri, quello lì generale, poi è tutto a sensazione, a quanto vibra, a quanto non vibra, e in base a quello mi regolo quanto posso accelerare e quanto posso usare il freno motore o meno. Tipo, già facendo così, so che dalla camera non si può percepire, ma già sento che siamo quasi al limite. Considerato che ci devo fare ancora un bel po' di chilometri, vorrei evitare di stare sempre a manetta, no sense, a una velocità che non mi fa sforzare il motore al massimo. Tanto comunque per adesso fretta non ne abbiamo, anche perché di base qui le velocità non sono molto alte, quindi si rischia di andare troppo veloce quando tutti gli altri vanno molto più lenti e diventa anche un po' pericoloso. Vabbè, diciamo che con questa non c'è tutta sta potenza, però in generale queste strade forse è anche buono che c'è questo freno fisico che non ti permette di andare oltre. Cioè, ci sono state tante volte dove avrei voluto accelerare tanto, come in questa situazione qui, ti trovi una cosa davanti all'improvviso perché magari non sono abituati e diventa un po' pericoloso. Sono arrivato a 300 km e visto che ovviamente non funziona il livello della benzina, tengo questo per monitorare full. So che con un pieno tendenzialmente dovrei riuscire a fare addirittura 300 km, però per essere sicuro mi tengo sui 250 km. Ho fatto quasi 4 litri di benzina e vi dico subito quanto ho pagato: 3,70 euro. Qui la benzina costa più o meno 95 centesimi al litro. Comunque adesso sto ancora a sud, al confine con la Cambogia, e sì, c'è molto più verde rispetto appunto alla Cambogia. Ancora non sono arrivato in quei fantomatici posti fatati del Vietnam. Cioè, per il momento mi sembra di stare in una qualsiasi strada di campagna in Italia, con la grande differenza che il terreno è rosso. Un'altra cosa che non mi aspettavo è il fatto che nonostante stia percorrendo delle strade secondarie, sono comunque tenute molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto bene, sono asfaltate bene. Adesso vi faccio vedere. Allora, per il momento le strade sono così, c'è verde ovunque, e poi, se ve la devo dire tutta, sto anche guidando male, perché la mia corsia è questa qui. Quest'altra sulla sinistra sono le corsie dei camion e delle macchine. Questa invece, che se notate è anche più ridotta rispetto alle altre due, è la corsia dei mezzi a due ruote. Cioè, sinceramente non mi sarei mai aspettato che le strade in Vietnam fossero così. Questo dovrebbe essere un casello autostradale, però non ho capito come funziona. Noi passiamo, qui c'è una foto.
Porca troia, ho beccato una farfalla in pieno. Mi sono fermato un attimo, mi sto addormentando, quindi Red Bull, che ahimè non sponsorizza questo video. Prima città di destinazione, però non ci fermiamo. Un po' alla volta sta diventando sempre più verde. È una differenza che ho notato tantissimo tra la Cambogia e il Vietnam. Cambia completamente la vegetazione. Da un lato è tutto desertico, dall'altro invece è tutto verde. Tipo adesso sono andato a finire in una cittadina. Non ci sono più distributori di benzina. Si dovrebbero fare con queste taniche, però teoricamente ne ho ancora un bel po'. Qui è tutto un po' più disastrato, però c'è roba di tutti i tipi: frutta, negozi dove si mangia, signore che lavano frutta. Tutto questo circondato a queste pinete. Ho quella sensazione familiare di Puglia: agricoltura, pinete, terra rossa. È molto simile. Mi sono fermato un attimo perché ho visto questo. Questo credo che sia il minimo che può succedere quando un sorpasso in Vietnam va male. Proprio il minimo. Spero che nessuno si sia fatto niente, il furgone è intatto. Ma su queste strade qua sono dei camion enormi che sorpassano uno dietro l'altro e non se ne fottono proprio. Prima c'era un camion gigante che andava da qui in quella direzione. Quello dietro voleva sorpassarlo, va nell'altra corsia, che è la corsia dove stavo io, e non se ne fa proprio di me. Tanto che mi sono dovuto accostare proprio sul bordo, fermarmi. Sinceramente non mi sorprende affatto questa situazione. C'ho la GoPro che per il caldo è andata. Comunque fa talmente caldo che il catrame sulle strade si squaglia. Volevo farvi vedere questa cosa. La GoPro si è completamente surriscaldata, non va più adesso. Però sono arrivato in un posto che comincia a diventare figo. Tutte risaie nel Vietnam. Devo dirvi la verità, sta durando un po' troppo questo viaggio. Sono le 2 di pomeriggio, sono partito alle 8 di mattina, ma mancano ancora 2 ore per arrivare, forse 3. Direi che per oggi va bene così, anche perché voglio vedere cosa ho fatto a livello di riprese, cosa ho combinato. Tanto credo che comunque i paesaggi fighi per questa volta non ci saranno. Devo un po' andare ancora più verso nord per trovarli. Però questo è un ottimo indice. Che figata. Un'oasi nelle risaie. In più devo dire che Speranza si sta comportando veramente egregiamente. Brava. Bentornati nuovamente nella sala di montaggio. Se avete visto il video fino ad adesso, sarebbe molto utile avere un commento da parte vostra di cosa ne pensate di questi motovlog. Se vi piacciono, se non vi piacciono. Tenete conto che questo è molto molto rozzo, è molto molto base, con tantissimi errori di ripresa. Però al di là di queste cose che si possono migliorare, in generale i motovlog sono tra virgolette in movimento, ma allo stesso tempo sono statici, a differenza di tutti i video che ci sono sul canale. Quindi cosa ne pensate? Vi piace? Non vi piace? Ne vale la pena? Lo guardereste un altro? Un feedback sarebbe di estremo aiuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ci vediamo alla prossima. Un beso!